Si è tenuta ieri una conferenza stampa organizzata dalla CGIL di Olbia per dire basta agli incidenti e alle morti sul lavoro. Sentiamo il servizio. E allarmi sicurezza sul lavoro. Nella giornata di ieri la CGIL di Olbia ha organizzato una conferenza stampa in concomitanza con lo sciopero nazionale proclamato da CGIL UIL a seguito della recente tragedia sul lavoro che si è verificata nel cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze, dove sono morti 5 operai. Insieme ai rappresentanti dei sindacati è intervenuto il responsabile dello Spresal dell'ASL Gallura. Lo scorso anno, nel 2023, abbiamo registrato 44 infortuni. E quest'anno, prendo alcuni appunti, quest'anno siamo già a quota 9. Di questi 9 registrati nel 2024, un infortunio è mortale e 2 infortuni sono gravi. Da tempo noi abbiamo fatto una piattaforma a livello nazionale con CGIL e CISL e UIL per rivendicare quelle che secondo noi sono le modalità su cui poter agire su questo fenomeno, per cercare di arginarlo e se non eliminarlo totalmente, ma purtroppo ai vari livelli non siamo stati ascoltati. Dal nostro punto di vista c'è una continua svalorizzazione. Noi dobbiamo dire basta, non, secondo me non esiste una morte bianca sul lavoro, esiste omicidio sul lavoro, perché la morte è una, non c'è né morte bianca né gialla né nera, cioè morte una e basta, quindi per noi è il momento che il governo riconosce questi infortuni mortali sul lavoro come reato d'omicidio. La Sardegna è tra le candidate per la sperimentazione di nuove normative semplificate in materia di disabilità, secondo l'ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, dopo un incontro con la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. L'associazione evidenzia le difficoltà affrontate dai sardi con disabilità come l'accesso all'assistenza sociale e la complessità legislativa. La ministra ha promesso la semplificazione delle procedure per l'accertamento dell'invalidità e l'eliminazione delle visite di revisione per chi soffre di malattie croniche o degenerative. Inoltre, termini come handicappato, invalido e disabile non saranno più utilizzati nei documenti ufficiali, puntando a mettere la persona al centro delle attenzioni. L'ANMIC sottolinea il suo impegno nell'assistenza e nell'informazione per le persone con disabilità, garantendo supporto attraverso le sue sedi territoriali. Sono confortanti i dati di un recente studio della Camera di Commercio di Sassari sulle imprese sarde, che crescono dell'1,41% rispetto allo scorso anno, conseguendo il sesto miglior risultato a livello nazionale. Rispetto al resto dell'isola, il nord gode di maggior vivacità, in particolare spicca la Gallura. Valentina Ruio. La fotografia scattata dalla Camera di Commercio di Sassari nel rapporto Dinamica delle imprese per l'anno 2023 mostra una Sardegna al quinto posto tra le regioni col maggior numero di aziende attive, ben 144.389, un tasso di crescita del più 0,91%. Dal report emerge inoltre un Nord Sardegna più forte rispetto al resto dell'isola, conseguendo il sesto miglior risultato tra i 105 territori nazionali. Delle 46.000 imprese attive nella regione, il Nord rappresenta il 32% del totale. Allo stesso tempo, tuttavia, il territorio gallurese a registrare la maggior vivacità imprenditoriale, con un tasso di crescita del più 2,24%. La solita doppia velocità, l'area gallurese cresce a velocità doppia rispetto a quella sassarese, ma nel sassarese abbiamo il doppio delle imprese, quindi una sorta di compensazione di valori che rende comunque forte e unita l'area nel suo complesso. Tra i settori che vanno meglio spiccano i servizi, brutte notizie invece per il commercio. Quelli che marciano più velocemente sono i servizi, trainati dall'economia turistica, e l'edilizia ancora a 1,2% come tasso di crescita delle imprese che operano nel settore, grazie ancora all'effetto residuo dei bonus. Chi se la passa peggio è il commercio di prossimità, che ormai da un decennio dà evidenti segni di non tenuta del comparto. La Camera di Commercio di Sassari ha presentato inoltre la nuova dashboard interattiva camerale, che permetterà agli utenti di scoprire le dinamiche generali del sistema imprenditoriale. E quindi scoprire, per esempio, quali sono le imprese in un territorio che loro interessano, con diverse interrelazioni rispetto anche alla forma giuridica, alla numerosità di imprese giovanili piuttosto che femminili, alla possibilità di declinare su diverse forme giuridiche delle imprese. Quindi un vero strumento di conoscenza del nostro territorio a livello economico.
È stato firmato oggi l'addendum che segna un passo importante verso la ripresa delle attività degli impianti Euroalluminio a Portovesme. All'accordo hanno partecipato il Ministero delle Imprese del Made in Italy, la Regione Sardegna, gli assessorati del lavoro, dell'industria e dell'ambiente, insieme a Euroalluminio, organizzazioni sindacali e datoriali. L'intesa punta a ridurre i costi produttivi energetici con piani per l'utilizzo di bauxite dalla Guinea e la conversione dell'impianto al gas naturale. Si prevede anche una rimodulazione del contratto di programma del 2008 e iniziative di supporto al reddito dei lavoratori. Il progetto sarà monitorato tramite incontri trimestrali con il primo già programmato per il 31 maggio 2024. A Sassari la Casa della Divina Provvidenza, dichiarata fallita lo scorso dicembre, dovrà chiudere il 26 marzo. Oggi i dipendenti della struttura hanno manifestato in Piazza Italia contro la perdita di 20 posti di lavoro ed il trasferimento di oltre 40 anziani. Il servizio. Per la Casa della Divina Provvidenza di Sassari i giochi sembrano ormai fatti. La storica casa di riposo di Piazza Sant'Agostino, fondata da padre Manzella all'inizio del secolo scorso e dichiarata fallita a dicembre 2023, dovrà chiudere il prossimo 26 marzo, ma i lavoratori non si arrendono. Così, dopo aver protestato nei giorni scorsi di fronte al comune, sono tornati a manifestare, stavolta in Piazza d'Italia, per richiamare l'attenzione sulla perdita di 20 posti di lavoro. Allora, noi siamo qua per lottare contro il fallimento della Casa Divina Provvidenza. Siamo qua perché speriamo che il prefetto ci accolga e ci dia una mano per vedere se si può fare qualcosa. Siamo qua per risolvere anche i problemi dei nostri pazienti, perché non possono essere sballottati da una parte all'altra alla loro età e con le loro problematiche. Ormai da noi sono una famiglia, conoscono noi e il cambiamento dopo 50 anni da lì e dalla casa dove stanno è brutto, è come che loro abbiano uno sfratto e non ci sembra giusto. Proprio alle famiglie degli ospiti della struttura è stato consegnato pochi giorni fa tramite email dal curatore fallimentare un elenco di altre 300 case di riposo sparse nelle province di Sassari e Oristano e presto inizieranno i trasferimenti, ma i dipendenti sperano ancora che grazie alla loro attività qualcosa si muova. A Porto Torres, dopo le dimissioni di due dottoresse di famiglia, 5.000 persone sono rimaste senza medico di base. L'ASL di Sassari potenzia il servizio degli ASCOT. Stefania Costa. ASCOT come risposta alla mancanza dei medici di medicina generale. La sanità in Sardegna precipita sempre più verso una situazione difficile con sempre meno medici di base e sempre più persone senza assistenza. A Porto Torres, dopo le dimissioni di due dottoresse di famiglia, 5.000 persone sono rimaste senza medico di base. La situazione dovrebbe migliorare appena prenderà servizio il nuovo dottore neoassunto a tempo indeterminato. Per sopperire però alla carenza di medici, l'azienda sanitaria di Sassari ha deciso di potenziare l'attività dell'ambulatorio straordinario di Porto Torres, ampliando la fascia oraria e garantendo anche la contemporanea apertura di due ambulatori. Sono stati potenziati proprio perché il numero dei pazienti assistibili è cresciuto in maniera significativa per la cessazione di due medici di medicina di base, per cui sono stati potenziati garantendo l'assistenza da lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio. Si tratta di ambulatori dedicati esclusivamente ai cittadini residenti nel comune di Porto Torres e sprovvisti del dottore di famiglia. Da lunedì al venerdì sarà possibile richiedere prescrizioni mediche, ricevere visite e chiedere certificati di malattia. Venerdì 1 marzo controlli gratuiti per l'udito all'ospedale San Martino di Oristano. Sarà l'esordio pubblico della nuova struttura semplice dipartimentale di otorinolaringoiatra che da qualche giorno ha preso corpo con l'arrivo di Andrea Melis, professionista esperto di qualificato profilo professionale. L'occasione sarà la terza giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell'orecchio e sui conseguenti disturbi uditivi. Il servizio.
i disturbi dell'udito da un punto di vista epidemiologico sono molto frequenti rispetto a quello che si pensa. Circa un italiano su 5 presenta un problema di sordità ed è da sottolineare che questa sordità può colpire tutte le età, non solamente gli anziani ma anche i bambini. Una sordità importante, grave, in un bambino, in un neonato, può comportare il mancato apprendimento del linguaggio. Quindi la diagnosi precoce attraverso lo screening neonatale o comunque gli esami strumentali può permettere di evitare tutto questo. Lo stesso paziente anziano che presenta deprivazione uditiva può andare incontro ad un decadimento di tutte le funzioni cognitive, quindi identificare il calo uditivo e correggerlo mediante l'utilizzo di ausili protesici consente di migliorare anche la qualità dell'invecchiamento. È necessario prenotarsi attraverso la nostra mail istituzionale in modo da poter organizzare bene la giornata e poter dare il giusto spazio ad ogni paziente.